La decrescita è la riduzione della produzione e del consumo di merci che non hanno nessuna utilità. Per esempio l'energia che si disperde in una casa mal costruita, il cibo che si butta, l'uso di medicine per ehm, eh, rispondere a malattie inesistenti. Eh, e questo è un aspetto. L'altro aspetto è l'aumento la, della produzione e dell'uso di beni che non passano attraverso lo scambio mercantile, cioè l'autoproduzione e la capacità di collaborare per, eh, sotto forma di solidarietà, quella che alcuni antropologi francesi chiamano l'economia del dono. Sì, la crescita è infelice perché ehm, comporta un aumento del consumo di risorse della Terra eh, al di là della capacità della Terra stessa di fornirle e perché comporta un aumento di emissioni non metabolizzabili della Terra per quantità o per qualità. Per quantità intendo la nitrite carbonica emessa dalla combustione delle fonti fossili. l'anidride carbonica non è un inquinante, se non ci fosse non ci sarebbe la fotosintesi clorofilliana, soltanto che noi ne mandiamo in un'atmosfera più di quanto la biosfera è in grado di assorbire e le altre sostanze sono quelle che non sono metabolizzabili, cioè i veleni e le sostanze non biodegradabili. La decrescita è l'unica maniera di favorire l'occupazione. Perché se ci si propone di ridurre il consumo di merci che non sono beni, cioè gli sprechi, occorre sviluppare delle tecnologie più evolute di quelle attualmente in corso. Le nostre case per il solo riscaldamento invernale consumano il triplo delle peggiori case tedesche. Vuol dire che disperdono i due terzi dell'energia che viene utilizzata per riscaldarle. Per evitare queste dispersioni e quindi avere una diminuzione della produzione e del consumo di una merce che non è in bene, l'energia che si spreca, occorre ristrutturare queste case e per ristrutturare queste case occorre sviluppare delle tecnologie più evolute di quelle attualmente in corso e occorre creare un'occupazione che si ripaga da sé, perché se si riducono gli sprechi si riducono anche i costi. Una casa che consuma come quelle tedesche che richiede dei costi inferiori a quelli che richiedono le case italiane nel corso dell'inverno. Il ritorno alla madre terra è importante per la decrescita, non soltanto dal punto di vista economico e produttivo, ma anche dal punto di vista filosofico, vorrei dire, di scelte di vita. Noi dobbiamo riprendere la capacità di nutrirci col cibo prodotto nei luoghi in cui viviamo. Oggi la maggior parte del cibo viene prodotto Chimicamente e molto di questo cibo viene anche dall'altra parte del mondo. Cosa significa questo? Che l'agricoltura chimica ha un grande bisogno di energia fossile, che i trasporti a distanza hanno un grande bisogno di energia fossile. L'aumento dei prezzi dell'energia fossile e la diminuzione delle disponibilità comporteranno un aumento sempre maggiore dei prezzi dei cibi. Già negli ultimi dieci anni c'è stato un aumento del 170%. L'unica maniera di non soccombere di fronte a questa situazione è quello di riscoprire la capacità di nutrirsi del cibo prodotto nella propria, nel territorio in cui si vive. A me capita spesso di andare in Sardegna, e in Sardegna, un'isola non so quanto grande insomma, dal punto di vista dei chilometri quadrati, dove vivono un milione e 600 persone, cioè meno della metà degli abitanti che vivono a Roma, si nutre. Importando l'85% del cibo, quando invece potrebbe essere del tutto autosufficiente dal punto di vista alimentare. Si fa tanto parlare di eh, 400-500 posti in un'industria inquinante, non si pensa a quanto lavoro si potrebbe creare da un ritorno alla terra finalizzato a nutrirsi col cibo che viene prodotto in vicinanza. I popoli e i gruppi umani che sapranno tornare alla terra saranno quelli che si salveranno rispetto alla crisi sempre maggiore che avremo in conseguenza dell'aumento del prezzo delle fonti fossili. Allora, la decrescita oggi riceve una certa attenzione perché tutte le politiche finalizzate alla crescita non ci hanno fatto uscire dalla crisi. E allora le persone cominciano a domandarsi, c'è un'altra strada? Ma chiaramente la decrescita non è la soluzione, diciamo, congiunturale rispetto al problema che stiamo vivendo, è una scelta di vita di carattere diverso. Che cosa possono fare le persone? Le persone possono fare, innanzitutto, applicare una regola che Gandhi ha sintetizzato con una frase bellissima: sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Quindi significa che se vogliamo fare delle proposte di cambiamento dobbiamo in primo luogo applicarle nella nostra vita, ma non dobbiamo limitarci a applicarle nella nostra vita, dobbiamo fare in modo che diventino anche cambiamenti nel mondo. E allora, prima questione, cambiare i propri stili di vita, trovare degli stili di vita più sobri, più capaci di collaborazione, più capaci di riscoprire l'autoproduzione, eh, l'economia la, eh, di carattere locale, le produzioni di carattere locale, cambiamenti degli stili di vita. Il secondo aspetto che dobbiamo fare è favorire lo sviluppo delle tecnologie che riducono gli sprechi, che aumentano l'efficienza con cui si utilizzano le risorse della terra. Terzo elemento, impegnarsi politicamente, ehm, ma non in senso istituzionale. No? Si fa politica anche con le idee. Noi come Movimento della crescita felice vogliamo fare politica con le idee. Abbiamo mh, deciso nel nostro statuto di non andare alle elezioni, però dare tutta una serie di proposte a chi si trova nelle istituzioni. Un esempio per, per, per dire tutte queste cose, se si facesse una scelta di ridurre gli sprechi delle case, di energia nelle case, che sono il principale problema che noi abbiamo, pensate che per il solo riscaldamento estivo le case consumano più energia di tutte le automobili e di tutti i camion nel corso di un anno. Bene. Cosa occorre per avviare un processo di riduzione degli sprechi? Primo, che delle persone vogliono cambiare i loro stili di vita, vogliono essere più sobri, vogliono fare in modo che ci sia meno dispersione termica nella propria casa. Secondo, per far questo occorrono delle aziende che hanno le tecnologie in grado di eh, rispondere a questa domanda: di fare la coibientazione con i cappotti, della coibientazione del sottotetto, le fonti rinnovabili, tutta una, una miriade di cose che si possono fare, doppi vetri voluti. Terzo, occorre che un'amministrazione pubblica faccia un allegato energetico al regolamento edilizio in cui si dice non daremo più la licenza di abitabilità a delle case che consumino più di una certa quantità di energia al metro quadrato all'anno, la somma del della volontà di cambiare lo stile di vita delle famiglie, dello sviluppo tecnologico e di una legislazione funzionale ci consentirebbe di superare questa difficoltà che stiamo vivendo creando un'occupazione utile e riducendo l'impatto ambientale perché l'energia più se ne consuma più aumenta l'effetto serra. Vivo nel Monferrato in mezzo alla campagna in un paese di 50 abitanti dove ci sono più boschi che case. È successo che ho cambiato completamente la mia vita e da allora ho avuto solo un rimpianto, non avrei fatto questa scelta prima di quando l'ho fatta. Allora, noi abbiamo nel nostro movimento, che oggi ha diciamo, una quarantina di, di gruppi in tutta Italia, alcuni formalizzati, altri in via di formalizzazione, e la fascia d'età più rappresentata è quella dei ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Diciamo, dai 25 ai 30 anni, ce n'è l'80%. La cosa che più mi colpisce è proprio la presenza dei giovani nel nostro movimento, giovani che hanno tutti quanti una competenza professionale abbastanza definita, un certo livello culturale e che non si accontentano né di diciamo così, passare il loro tempo libero in maniera sciocca, insulsa. Né di eh, vivere la loro vita professionale soltanto in termini di guadagno e di, e di salario, ma vogliono come, dare un senso alla loro vita. Ecco, la ricerca di senso mi sembra che sia la cosa più importante che vedo in questi ragazzi. Cioè, noi abbiamo deciso di non entrare nelle istituzioni, cioè, nello statuto del nostro movimento c'è scritto che noi non ci presentiamo a nessun livello eh, di elezioni, eh, né locali né nazionali, ma facciamo politica. Perché comunque noi diamo tutta una serie di idee a chi le vuole prendere. Il fatto di non essere impegnati direttamente in politica ci mette nella condizione di non avere tutte quelle discussioni, diatribe, litigi che sono legati al potere. Chi viene da noi non viene per fare carriera, non può neanche utilizzarci come taxi per fare i propri interessi perché noi non portiamo da nessuna parte. Noi chiediamo un impegno sulla base di idee e allora tutta la discussione, tutte le relazioni sono relazioni tra persone che si pongono l'obiettivo di capire meglio delle cose, di fare delle proposte e non di fare una carriera professionale, una carriera politica o cose di questo genere. È stata una scelta di grandissima saggezza. Allora, le transition town partono da un'ottica localistica. Cioè dicono dobbiamo mettere dei gruppi umani, delle piccole città soprattutto, in condizioni di essere il più possibile autosufficienti rispetto al resto del mondo dal punto di vista dell'autosufficienza alimentare, dal punto di vista dell'autosufficienza energetica, dal punto di vista diciamo, delle relazioni interpersonali e così via. Noi cerchiamo di partire da un punto di vista politico generale, di analisi generale della situazione per arrivare poi anche a applicarla a livello locale, ma pensiamo che occorra. E non dimenticare quello che può essere fatto eh, da uno sviluppo industriale di un certo genere, da una politica economica di un certo genere, da una politica urbanistica, paesaggistica e così via. Quindi il nostro punto di vista è un punto di vista generale che poi scende nel particolare. Il punto di vista della Transition Town, pur essendo molto simile al nostro, diciamo, si concentra prevalentemente e quasi esclusivamente a livello locale. Gandhi diceva: sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Non possiamo agire soltanto in funzione delle nostre esigenze, perché ci sono poi, delle, nel contesto in cui viviamo, tutta una serie di comportamenti che scaricano le conseguenze negative su di noi. Quindi, questo è importante dal punto di vista generale. Dal punto di vista specifico, una società fondata sulla crescita mette le persone l'una contro l'altra, perché tutti i rapporti sono di carattere commerciale. I rapporti di carattere commerciale sono competitivi per definizione. Quello che occorre riscoprire è proprio lo spirito di comunità. La comunità, la parola comunità, è una parola bellissima, di cui forse vale la pena ricostruire l'etimologia per capire cosa significa. La parola comunità è composta da due parole latine. La prima è la preposizione cum, che è il complemento di compagnia, complemento di unione. E la seconda è la parola MUS che significa dono. Le comunità sono gruppi umani in cui il legame sociale, il cum, è costituito dall'economia del dono, che è stata studiata in particolare da alcuni antropologi di scuola francese. E hanno visto che in tutti i gruppi umani ci sono sempre stati rapporti commerciali, ma accanto ai rapporti commerciali c'erano i rapporti basati sul dono e sulla reciprocità. Dono e reciprocità non è dono delle cose, è dono del tempo. C'è cioè l'attenzione, la sensibilità, la solidarietà. Quando vedi una persona in difficoltà l'aiuti senza chiedere niente in cambio. Al momento opportuno la persona ti restituirà queste cose. Quindi eh, l'elemento eh, diciamo, comunitario è un elemento importante che noi vogliamo riscoprire. A differenza del passato in cui uno era inserito in una comunità per nascita, e questo poteva comportare dei limiti no? di controllo sociale, per cui la gente cercava di sfuggire. Oggi la comunità, la dimensione di rapporto del rapporto del, del dono e della reciprocità viene fatta per libera scelta. Cioè nessuno obbliga nessuno a condividere delle cose con altre persone. Però, se lo fanno, lo fanno consapevolmente. Quindi l'elemento limitante che c'era nella comunità in passato oggi non c'è più. Possiamo prendere tutti gli aspetti positivi senza però avere gli aspetti negativi. Perché anche questo ritorno al passato che noi auspichiamo, questa nostra concezione conservatrice e non soltanto progressista, non è mai rifare pedisseguamente quello che è stato fatto prima, perché non è possibile. Però vedere in certi modi di vivere gli aspetti positivi e riscoprirli, riattualizzarli rispetto alla situazione attuale. Il progresso non è mai cesura col passato e non è neanche una eh, come dire, riproposizione eh, identica del passato. È la capacità di mantenere le cose buone del passato, di reinterpretarle e di aggiungere qualche cosa, perché storicamente, se anche noi, la nostra generazione, è una generazione, fosse una generazione inferiore culturalmente alle precedenti, Partiamo dal patrimonio delle generazioni precedenti e per poco che possiamo fare facciamo qualche cosa in più. No? C'è qualcuno che dice che eh, il progresso, è, anche se noi siamo più piccoli dei nostri antenati, siamo sulle spalle dei nostri antenati, quindi riusciamo a vedere più di loro, perché siamo più in alto grazie a quello che hanno fatto loro e grazie al fatto di non buttare via quello che loro hanno fatto.